cosa non si fa a volte per vincere scudetto e magari una coppa a coppe? Questa è una storia di droga e di sesso. Siamo a Cantù, campionato 80-81. La squib di Valerio Bianchini contende il titolo nazionale ad avversarie molto agguerrite come Turisanda Varese, Sinudine Bologna e la stessa eterna Olimpia Milano. La coppia degli stranieri di Valerio Bianchini è formata da Bruce Flowers e Terry Stotts, due bianchi. Il primo è un pivot, il secondo è un grande tiratore. Ma il Vate vuole qualcosa in più e rischia la carta Tom Boswell. È un rischio, sì, è un rischio, perché Boswell, che aveva giocato prima nel Celtic e poi a Denver, è stato giubilato dalla NBA dopo aver rifilato un pugno al coach di Utah Jazz. Ma i Brianzoli rischiano lo stesso. Tutto però deve essere segretissimo. Boswell arriva a Malpensa e viene scortato sino all'hotel Barchetta, sulle rive del lago di Como. Nessuno deve sapere nulla, è venerdì sera. Il problema è che sabato mattina la provincia di Como, a Nove Colonne, titola che una retata dei carabinieri all'hotel Barchetta ha scoperto un traffico di droga che coinvolge la fidanzata di quello che dovrebbe essere il nuovo americano della Squib Cantù. Tom Boswell, infatti, è arrivato con Debbie, che ha qualche problemino con quella robina bianca che non è né zucchero né farina. Vabbè, viene informato Stott che quella della domenica che sta arrivando sarebbe stata la sua ultima partita. E Terry reagisce alla sua maniera, segnando 42 punti. Viene tagliato lo stesso, ma accetta da signore. E qualche mese dopo incontrerà Valerio Bianchini alla Summer League in un ascensore con tre amici di 2,15 m accanto, ai quali dirà: "Vedete questo piccolo uomo? Ha avuto il coraggio di tagliarmi dopo che io ti avevo segnato 42 punti." Finisce con qualche pacca sulle spalle e niente di più, per fortuna di Valerio. Intanto Boswell inizia il suo show dentro e fuori dal campo. Un giorno va in Svizzera e ruba un orologio d'oro che vuole rivendere ai compagni di squadra per avere un po' di argent de poche, perché il problema suo è che quello che guadagna lo sperpera subito ed è per questo che Aldo Alievi, il presidente, lo paga ogni lunedì. Perché sa benissimo che il venerdì Boswell ha già finito i soldi e che quindi sabato e domenica si impegnerà al massimo, quando è ora di giocare. Bene, Boswell arriva un giorno reduce da una sbornia. La sua fidanzata è visibilmente ubriaca, fa freddo al Pianella perché fa quasi sempre freddo al Pianella e Debbie si accuccia in prima fila avvolta dalla sua pelliccia. Ma dormendo la pelliccia si apre e tutti i giocatori scoprono che Debbie è completamente nuda. Deve intervenire il mitico Luigi, che è il custode del Pianella, per mettere la questione, come dire, a posto, salvo divagazioni. Non passa una settimana e Tom Boswell arriva nello spogliatoio con una torta, è felice. Abbraccia tutti e dice: "Questo è per voi, festeggiamo perché torno nella NBA." Non sa ancora che da qualche mese l'Italia ha stipulato un regolare contratto con l'NBA per impedire agli ex professionisti di ritornare anzitempo oltreoceano senza aver rispettato i contratti firmati con le nostre società. E allora Tom decide di diventare decisivo, ma sul campo. Vince con i suoi compagni la Coppa delle Coppe, battendo in finale il Barcellona. E nei playoff si trasforma in un animale da canestro.
La Squib Cantù batte la Grimaldi nel primo turno, la Grimaldi Torino, dopodiché c'è questa grandissima semifinale con l'Olimpia Milano. Cantù vince in tre partite e acquisisce il diritto di disputare la finalissima per il tricolore con i detentori della Sinulina Bologna. Anche in questo caso c'è un uomo sopra tutti, si chiama Tom Boswell. Cantù vince in tre partite, è campione d'Italia. Grazie ad un ragazzo nero che in Brianza ha trovato una sua nuova dimensione. Da quando è arrivato in Italia ha ottenuto una media di realizzazione di oltre 15 punti a partita e di quasi 10 rimbalzi per ogni incontro. Cantù, campione d'Italia, grazie al capolavoro dello zio Tom.